In questi giorni si è detto tanto, si è parlato di attacco alla democrazia da parte della magistratura, di attacco alla Costituzione. Non è così, rigettiamo questo approccio. I magistrati non attaccano la Costituzione, i magistrati non attaccano la democrazia, emettono sentenze nel nome del popolo italiano. E queste sentenze hanno delle motivazioni, ecco, danno conto nelle motivazioni del loro operato, nessun fine politico da parte della magistratura. In questi giorni si è parlato anche di giustizia a orologeria, anche questo. Ogni sentenza, ogni provvedimento della magistratura interviene in un momento storico e quindi tutto può essere ascritto a un contesto politico specifico. Quindi per questo parlare di giustizia ad orologeria, secondo noi, evidentemente è sbagliato. Polemiche da settori del governo hanno riguardato la presenza delle cosiddette correnti all'interno dell'ANM, sintomo di una ideologizzazione dei magistrati che minerebbe l'imparzialità nelle sentenze, un'equazione che Minisci rifiuta. I gruppi associativi, le correnti, sono imprescindibili, sono fondamentali, perché, come dire, rappresentano la vivacità del dibattito culturale che esiste all'interno della magistratura e quindi garantiscono la democrazia interna alla magistratura. E parlare di ideologizzazione politica della magistratura è un errore. In questi giorni si è fatto un sillogismo tra, come dire, gruppi associativi, tra correnti e imparzialità dei magistrati. Non c'entra niente. Una cosa è il dibattito culturale interno alla magistratura, una cosa è l'imparzialità. L'imparzialità è un principio costituzionale che noi difenderemo sempre.